C'è una parola che è molto cara alla senatrice Segre e che, se ben ricordo, ha adoperato poco più di un anno fa nel suo discorso in Senato. Una parola di cui probabilmente, insomma, che adoperiamo certamente poco, ma di cui abbiamo perso probabilmente anche Mitezza. il reale significato, che è la parola mitezza. Immaginavo che l'avresti tirata fuori. Però adesso è una parola che solo a pronunciarla darebbe conforto, anche se è No, sembra apparentemente una cosa fuori luogo, obsoleta, dice. vecchia. Cosa vuol dire mitezza? Ma mitezza è una parola non solo non usata da nessuno più, ma che risale forse a quando io ero piccola, che magari ero nervosa, maleducata, capricciosa, e qualcuno mi diceva sì, mite. E questo essere mite, che era una cosa che già allora mi suonava strana, invece poi da adulta, da vecchia, da quello che mi è capitato nella vita, di bello, di brutto, di così così, questa parola mitezza mi è sembrata avvolta dalla bellezza della mia infanzia, avvolta da un mondo che non c'è più. E ho avuto il coraggio in Senato, alla riapertura della nuova legislatura, dove si sentiva tanto odio e sentiva tanta antipatia aleggiare in quelle sacre mura, ho usato questa parola mitezza. Di cui poi tu adesso me la racconti, non si sa se come una favoletta o come un rimprovero, No, al adesso contrario, me lo dirai tu. anzi, la trovavo come quasi una medicina, insomma, in questo momento, quella Una parola. medicina. Purtroppo. Sei scettica. Senti, Parole al vento. Mitezza, ma chi l'è stata? Già la parola era un po' arcaica, dici tu, sì. sconosciuta, arcaica, guarda questa vecchia cosa tira fuori, che lo sentivo io nelle mie Sentivi dentro di te, orecchie, sì. sì, che ancora sento, ma talmente lontana da questi tempi che io stessa, dopo che mi è uscita sta parola, ho detto: ma cosa mi viene in mente? Dovevo dire un'altra cosa. Del resto, tu avevi anche detto che le grandi democrazie sono tali se sanno ritrovarsi intorno a valori condivisi. Così dovrebbe essere. Ma quali sono questi valori condivisi? Quali Beh, nella dovrebbero essere? democrazia dove c'è il rispetto dell'altro, dove basta leggere l'articolo 3 della nostra Costituzione, in cui il diritto dell'altro è estremamente importante. È lì che col diritto la parola mitezza è un po' un pesce fuor d'acqua, visto che c'ho i pesci qua Hai davanti. visto, li abbiamo trovati, eh? Bellissima. Quest'estate mi diceva, ma li stai trovando? Senti, Liliana. Quel pesciolino più furbo degli altri, ma io non sarei di quelli, purtroppo.